Siamo a Parigi, siamo appena tornati dalla cena e siamo arrivati in treno poche ore fa. Siamo venuti direttamente in hotel perché avevamo la cena qua, qui c'è anche Tomas. E niente, siamo stanchi, adesso andremo a Nanna praticamente, ma prima dovevo assolutamente farvi vedere questa stanza perché è tipo la stanza più figa del mondo, è una suite. Cosa ti sembra a te? Cosa ne pensi? Beh, stupendo perché Come a mettere in tutto, difficoltà una persona? A sì, tutto. anche un atrio Sì. con Una cabina armadio. Allora, praticamente vi faccio vedere tutto. Qui c'è la porta d'entrata, poi subito sulla sinistra c'è questa make-up, postazione make-up praticamente. Dove ci si può truccare, dove Tomas sta caricando il suo cellulare. Poi qui appunto c'è questo corridoio, questo atrio. E alla fine del corridoio c'è una porta che porta alla cabina armadio. Questa è proprio una cabina armadio, fichissimo avere la cabina armadio in hotel. Mi era capitato solo a Dubai e cioè ancora non ci credo. E poi qui appunto c'è l'altra parte del corridoio. E qui c'è la stanza che vi giuro, cioè è tipo la più bella stanza che io abbia mai, mai visto. Ed eccola qua, qui c'è la scrivania, lì c'è una zona salotto con questa poltrona che vi giuro, cioè è fichissima, io me la porterei a casa questa poltrona. Poi abbiamo anche il balcone lungo tutta la camera, però la porta non si apre, non so perché. Eccoci qua, questo. Il letto che è una figata e non so che cosa sia. Oh, c'è un regalo per me, hai visto? Prima non c'era. No? No, guarda. Madame Nicole, che figo. Bene, da Make Up Forever. Adesso apriremo insieme tutto quanto. Vi faccio vedere il resto della stanza. Tra l'altro guardate il copriletto con la Torre Eiffel e tutte le robine, che carino. Poi c'è questo caminetto che non credo funzioni, in realtà è solo decorativo, ma è molto molto carino con questo specchio bellissimo. E poi da quest'altra parte lì c'è appunto scrivania, TV. E da quest'altra parte c'è il bagno che è gigantesco ed ha la vasca da bagno bellissima. Questo è il lavandino, eccetera, con tutte le robine. Qui dentro c'è la doccia, che non si può vedere molto bene. Cerco di farvela vedere. Più o meno, insomma, è molto grande, non so se si riesce a capire. Poi lì c'è, insomma, il WC e la nostra fantastica vasca da bagno. E qui c'è sempre il balcone che porta fino all'altra parte della stanza. Questo è tutto, questa stanza è un sogno, ragazzi, e io sono in questo momento la ragazza più felice della terra. Ed ora voglio aprire con voi questo regalo da Make Up Forever. Welcome in Paris. Qui c'è tutto il nostro, tutte le nostre, i nostri appuntamenti, tutto il programma di questi giorni praticamente a Parigi. C'è tutta questa collezione di matite colorate, fichissima. Poi c'è una, questo è tipo un beauty case, molto carino. Life is a stage. E poi un set di pennelli? Che figata! Wow! Cavolo! Poi artistic palette. Quindi ci sono 9 ombretti. Oh là là! Ta-da! Bellissimi, tutti shimmer. Poi Artistic Essentials, vediamo che cosa c'è qui. Wow, c'è rossetto, mascara, matita, una base idratante. Oh, che figata! Una mini cipria, che carina! L'avevo mai vista in questo formato, che figata! Poi c'è ancora qualcosina. Che figo! Aspetta.
un rossetto opaco con pennellino. Che figata, ragazzi! Oh là là! Figata, figata. Bene, adesso farò anche qualche cosina. Bene, adesso farò anche qualche fotina per Instagram, tutte queste cosine fantastiche. Poi niente, ce ne andremo a nanna praticamente. Quindi io vi do la buonanotte adesso, che tanto ci vediamo domani. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Ciao. Buongiorno, anche oggi dal taxi. E stiamo andando, io sono completamente struccata perché mi faranno loro di Make Up For Ever il trucco oggi. E sono molto molto curiosa e impaziente perché non vedo l'ora. Però sono riuscita a fare la piega ai capelli, almeno qualcosa. E siamo riusciti anche a fare colazione stamattina. Sì, molto buono. L'unico che non è riuscito a farsi i capelli è Tomas, che non è molto contento di ciò, perché voleva farsi tutta una pettinatura strafiga. E io gli ho detto no, perché dobbiamo scegliere: o ti faccio la pettinatura strafiga oppure facciamo colazione. Ed abbiamo optato per la colazione alla fine. Comunque, insomma, la pettinatura figa la facciamo stasera o domani. E adesso appunto stiamo andando da Make Up For Ever e iniziamo col trucco e poi andrò a conoscere la fondatrice di Make Up For Ever, quindi the big boss di Make Up For Ever, e ho un sacco di domande da farle. Spero di riuscire perché sarò emozionata. Vediamo. Bellissimo, per una volta non mi trucco da sola. Tomas. Ehi. Ti stai divertendo? Povero, si sta annoiando. Ma non mi sto annoiando. Tomas vorrebbe che gli facessero i capelli, però non credo abbiano loro per i capelli qua. Ti giuro, poi chiedo. Stiamo uscendo dal negozio e stiamo andando a fare un giretto qua intorno, perché la macchina viene a prenderci, scusa ti ho abbandonato, la macchina viene a prenderci circa tra 15 minuti e quindi facciamo un giretto qui attorno e poi si va a pranzo. E io adoro letteralmente il trucco che mi hanno fatto. Ho proposto io tipo uno smokey eye, ma lei ha scelto i colori, mi ha fatto tutto tipo una roba sui colori autunnali. Non lo so, ditemi che cosa ve ne sembra, io sono molto molto felice. Tra l'altro mi sono fatta segnare tutto quello che ha usato, così riproporrò. Ebbene, adesso facciamo un giretto. E poi cosa avete fatto a me invece? E poi io ti ho fatto i capelli con un... Non tocca. Guarda che li ho messi a posto io, con un mixing spray praticamente che fissa il trucco. Io ho fatto i capelli a Tomas, notare la perfezione, notare, grazie. È perfetto? Super. E adesso non lo so dove andremo, in realtà non abbiamo tantissimo tempo. Però io andrei verso il sole, tipo di là. Tu cosa dici? Andiamo. Ora ti senti figo con la tua nuova pettinatura? Sì. Sì. Almeno non è male. Come non è male? Scusa, devi dire che è figona. È fighissima. Ah, ok. E quindi dopo il trucco siamo andati a pranzo. È stato... Com'è? Tu sei stanco, vero? No. È stato abbastanza veloce perché ci sta aspettando la fondatrice di Make Up For Ever, quindi la signora che praticamente si è inventata questo brand, e quindi io sono emozionata a dir poco e non vedo l'ora di chiederle, insomma, farle domande eccetera. Mi hanno detto che è una chiacchierona e le piace molto parlare, questo mi consola un po' perché sono un po' terrorizzata naturalmente. E Tomas sarà l'addetto al filming, quindi insomma Tomas, mi raccomando non emozionarti anche tu sino alla fine. E niente, lei è là dentro, quindi stiamo aspettando che si liberi. E poi iniziamo. Territory of makeup artists. Yes. But I love the French brand of makeup artists. Yeah, I know. Yes. A lot of brands. Yes, especially I discover one each month. Yeah, I know. Me too. I always get new brands asking. It's incredible. You know, to work with Italia. I used to go to Bologna for the Cosmoprof. Oh yes. On the street around in Bologna, you know, we walk and.
A new brand, a new shop. Yes, it's always the same. I don't know if they get money with, but it's a lot of. Yeah, I don't even try them all because there are too many. I know the biggest one, the most famous ones. Those I know. I'm very happy to be here. So thank you very much. Also for in the name of all my fans that will be very happy to meet you, and they're all very excited. I already told them that I will be here today with you, and I wanted to know from you where the idea of Makeup Forever comes from, how it all started. We are very curious, so we want to know everything. Everything maybe will not be possible in one day, but just let's shrink it. But whatever you want to tell us, you know, the Italian followers, the Italian people. But I know a lot of makeup artists in Italy, so you know, I think in the followers, a lot of makeup artists they know me, so it's more easy. So the origin of the brand, we said artistic. Why? Because before to become a makeup artist, I was painter and sculptor. I did a special fine art school. Okay. And one day I discovered that it was easy for me to paint on the skin, like you know, the painters, they paint in a frame or you know, and sculpting. And I discovered that the approach and the technique was quite similar to do makeup is to paint. So with brushes. Brush. Yes. Quite the same product. Yes. I did the school with that friend, and immediately also I discovered that it was very difficult to create and to do things because we didn't have so much tools, products. The tool was very small and short. Not so much professional brand, not so much interesting. And the colors. Colors. Yeah. It's not like now, you know, we didn't go so. Traveling was not so much easy like before, so for to receive products. And even in America, in Germany, nowhere actually, we could get interesting products. So I decided to do it. First in my kitchen with a student trying to mix a paint. Oh, in the kitchen? Like Pinterest. Okay. You know? Yes. When you paint, you mix, you oil, water. And then you create the texture. So for me, I tried to do the same. So, okay, we'll mix the product of the other and invent some formulation. And if you you can imagine my process. The student was always say to me, why you don't do your line? No. I said, but I have no money, I'm a business lady. I met my husband, that's the first one, very funny life. And we decide both. Really like a painter. Yeah. And the box, you can see, we didn't change so much the box. Because the box is quite the same, like the beginning, it's very, very cheap, very simple, like the pros, they like simple. And not complicated packaging, you know. Mm-hmm. They just want to have the product inside. Yes. But yes. Not to get money, to give money for the book. So that's been really it's full of stories. And also compact eyeshadow and blush. The big round, you know the makeup. I know, one. Of course. Because I was doing it with my father, by hand, one by one. Okay, you were pressing the powder. Yeah. Wow. So we was very proud about. I can imagine, of course. And I did 100 color at the same time. You can imagine a big display like that. And sure, you know, when the customer, my student, sure, when the customer, but when my ex-student or new makeup artist was coming in a shop in Paris with La Boétie, yes, really, we are, I think, with the brand as much more artist, makeup artist, makeup expert, than in a different brand. It's clear. Because there are different education, there are different spirit, attitude, and still we are doing body painting and an event, and because the school, we open a school for movies, for special effects. I know. I am sculptor, so you know, for me, special effect I did after I work in the movies also. Yeah. Because as the past, it's when you know the past, you can understand
why it's happening now and maybe what could be the difference between the brand, people of the brand, the makeup artists of the brand is very important. And the product, even now for to do products, very difficult, much more difficult than before. But we try, and I like to explain that, you know, to you, to your colleague. Thank you. Ti amo da Chanel, la mia grande debolezza. Ho pochissima batteria, ma volevo farvi vedere l'ultimo danno. Grazie Tomas, poverino che lo trascino per questi negozi. Anche lui vuole andare a vedere Abercrombie, ma è sempre prima per me lo shopping e poi per lui. Questo è l'uomo ideale, guardatelo, è lui. E beh, adesso sorseggiamo dello champagne. Lo bevi tu? E cosa? Senti, ma tu non serve che puntualizzi sempre tutte queste cose, cioè voglio dire, di sì, no? E lui la bevi tu. Certo. Infatti sono già mezzo ubriaca. Beh, comunque adesso se riusciamo, finisco questo champagne e poi andiamo da Abercrombie per Tomas e poi a cena. Ma non so se la batteria durerà, vedremo. Siamo a cena. Questo è l'antipasto, abbiamo preso io una zuppa di mais, Tomas, sardine all'olio d'oliva e qui c'è la Torre Eiffel, poi usciremo anche sulla terrazza, bellissima illuminata di sera. Buon appetito, pupetto, buon appetito. Tomas non è molto soddisfatto dalle capesante. No. Che non sono le classiche capesante che mangiamo di solito. In Italia. Tomas è molto per la cucina italiana e contro ogni altro tipo di cucina. Dai, non sono male. Questi sono questi pezzetti di zucca. Cosa ti sembra? Dai, diamo un voto a questo piatto francese. Dai che ho poca batteria. 7. Ah, 7? Ah, sei buono. E vince la cucina italiana o quella francese? No comment. Ok. Però dai, vince la cucina italiana, ma abbiamo la vista sulla Torre Eiffel. Ecco. Tornati in hotel e io sono tanto, tanto, tanto felice perché voi dovete sapere che mi sono dimenticata la videocamera al ristorante, sulla poltrona, molto furbamente. E una volta tornata in hotel mi sono resa conto di non avere più la mia fidatissima e carissima videocamera rosa, quindi siamo dovuti ritornare fino al ristorante e grazie al cielo hanno trovato la mia videocamera, quindi felicità al massimo, non tanto perché abbia un valore, non so che questa videocamera Canon rosa, ma più che altro tutti i filmati che avevo su. E si era spenta la videocamera, quindi finalmente riesco a darvi la buonanotte come si deve. Noi ci vedremo domani, sono così contenta di aver recuperato la videocamera, ci vediamo domani, bacio e a domani. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Bonjour. Stiamo andando dove? Alla fabbrica, dove alla fabbrica della Makeup Forever, della Makeup Forever, a vedere come fanno i trucchi. A vedere come fanno. Tomas non aveva idea del nome. E com'è qua a Parigi oggi? Oggi è nuvoloso e anzi piove. Ecco. E io ho dimenticato l'ombrello in hotel, ma chi se ne frega. Per il resto, ti sta piacendo Parigi? Molto, visto molto che bene. La prima volta, cioè Tomas c'è già stato, ma tipo solo per qualche ora perché doveva cambiare volo e quindi hai fatto un giro veloce, no? Tipo con tua mamma. Però adesso l'hai visitata, dai, per bene. Cosa ti è piaciuto di più? La Torre Eiffel? A me sinceramente Champs-Élysées è stato veramente molto bello, yeah. E comunque la Torre Eiffel la sera quando si illumina, quando si illumina tutta, praticamente che è tutta gialla, è molto bella. E poi ad ogni ora per 5 minuti brilla tutta la torre, come delle stelline, con le stelline, sì. È bellissimo, sì. Quello è veramente bello. Oggi la fotografiamo se riusciamo con le stelline. Oggi sì. Siamo da Makeup Forever. Questi sono già i prodotti che hanno qua all'entrata, poi vedremo dove ci portano. Quindi stiamo lasciando qua i nostri cappotti, questa è tipo una sala conferenze, questo Tomas. E qui, anche qui hanno un sacco di prodottini, e io vorrei aprire questa vetrina e prendere tutto. I miei rossetti, tutti i primer,
l'illuminante che mi hanno dato ieri, che è fantastico. Ombretti. Stanno portando, siamo nella fabbrica praticamente, non posso filmare praticamente nulla a parte questo. Questo è un quadro che hanno fatto, per loro è molto importante il concetto di tribù, tribe, e quindi ognuno di loro insomma aveva un quadrato e poi l'hanno messo tutto assieme ed è uscito questo bellissimo, bellissimo dipinto. E questo è un altro quadro che hanno qui appeso alla parete, perché per loro il body painting è molto importante, e quindi qui hanno tutte le creazioni, insomma alcune delle creazioni che hanno fatto con i loro prodotti. Stiamo per entrare nella fabbrica praticamente a vedere come fanno i trucchi, e questo è il nostro outfit. Mi sento un po' come una CSI. Tu come? CSI New York. CSI Parigi. Come ti sembra? Beh, è una cosa nuova. Beh, siamo pronti per carnevale. Sì. Appena usciti dalla fabbrica dei trucchi, è stata una figata. Purtroppo non ho potuto filmare assolutamente nulla perché c'erano un sacco di prodotti nuovi che ancora devono uscire e un sacco di novità, quindi io so tutto ma non posso dirvi assolutamente nulla, però è stata una figata pazzesca. E mi hanno dato anche il catalogo, poi mi hanno dato queste due scatole per farmi vedere il prima ed il dopo. Mi hanno fatto vedere anche come con il laser praticamente incidono questo, il codice a barre. E poi mi hanno dato, allora aspetta, mi hanno dato questa che non avevo, che è tipo una polvere illuminante, un bellissimo colore, a parte le mie unghie che sono pessime. E poi mi hanno dato questo che non avevo, che è un duo per il contouring, quindi è terra e blush, insomma molto molto chiari devo dire, quindi proprio per me ci siamo. E poi un'altra cosa che c'era lì su una scrivania e mi è piaciuta, me l'hanno regalata, è questa scatola che era di una collezione vecchia, mi hanno detto. Adesso siamo praticamente in macchina con la ragazza della Make Up Forever e con Tomas. Hello, cosa stai facendo? Ah, mi stai tornando, grazie. Non è... Sono tutto a posto. Ah, si mette... Adesso siamo in macchina fuori diluvia, siamo in una zona praticamente dove ci sono solo fabbriche eccetera eccetera, e adesso stiamo andando alla Cité du Cinéma, che praticamente sarebbe è tipo la nostra Cinecittà, se vi ricordate ci siamo già stati insieme qualche, no forse era l'anno scorso ci sono stato, ho capito, comunque. E quindi stiamo tornando lì, ci sarà il makeup artist che abbiamo conosciuto ieri, che insomma mi spiegherà qualche trucchetto, mi farà vedere, magari mi farà anche il trucco, che spero, perché ho tipo, sono tutta sbavata di rossetto perché avevamo la mascherina. Lui mi farà mezzo viso e l'altra metà del viso lo farò io, ok? Questo è un primer. Tomas mi fa le boccacce. Brush. Start bending the other, then you extend. Bringing it out. You don't put a lot in it, right? No, you don't need to. And then I'm blending. Okay. Then I'm gonna start next to the root of the hair, and I'm gonna blending first of all here, where I have my products, okay? Mm-hmm. And step by step, I will going down, you know, just under the cheekbone. Look, so it's not like a straight line; it's more like a comma, you know, like this. Mm-hmm. Ultima ora a Parigi, siamo alla colazione, questo è il buffet dell'hotel, e poi andremo sugli Champs-Élysées per qualche ora e poi verso l'aeroporto. Sì, io non mi sono neanche truccata in modo da fare più veloce possibile per avere più tempo possibile agli Champs-Élysées, e il tempo oggi fa abbastanza schifo ma non piove, quindi questo è già qualcosa. E stiamo entrando da Abercrombie, il posto preferito di Tomas. Che tra l'altro questo deve essere il più bello Abercrombie, io l'avevo visto diverse volte ma solo da fuori, non ero mai entrata. Ed è, cioè, sembra una villa pazzesca, invece è un negozio. Con questo dipinto splendido. Bene, entriamo, vediamo. Già si sente il profumo di Abercrombie tipico. Wow. Madame, Monsieur, Champs-Élysées.
niente, non abbiamo trovato Abercrombie, ma continuiamo la nostra spedizione shopping. Lì c'è, a parte Zara, ma c'è il negozio Disney, che figata. E laggiù, non so se lo vedete, ma c'è l'Arco di Trionfo. Ok, è verde. Attraversiamo, andiamo alla ricerca di qualcosa da mettere per Tomas, che è un po' come me, dice sempre non ho niente da mettere, invece ha 7 armadi pieni. E di là c'è la ruota panoramica che hanno appena montato praticamente, non so se si riesce a vedere da qua. Come procede lo shopping? Sì, Tomas sta guardando le Lamborghini e tutte le Ferrari, stiamo vedendo in giro. E lo shopping procede male, diciamo. Male? Perché? Perché non trovi niente. Non è che non trovo niente, sì, non trovo niente di quello che voglio io. Ecco. E tutta la roba che trovi è bella, ma ce l'hai già o simile. Sì. Sono problemi. Abbiamo ancora mezz'ora. Ci stiamo avvicinando all'Arco di Trionfo, quindi ci siamo fatti tutti gli Champs-Élysées. Spero che la mia pronuncia sia decente. Non trovo più gli occhiali da sole, cioè da quel aiuto, se non mi vestono prima. Non so dove sono i miei occhiali da sole, quindi non li ho, sono oscenamente senza trucco, ma ho comprato qualche macaron. E Tomas finalmente ha trovato qualcosa che gli piaceva. Ho comprato. Ho comprato. E siamo da Hugo Boss ed ha trovato l'esatto cardigan che voleva, con i bottoni uguale, con la scollatura V. Beh, me l'hai. Evviva, hai fatto shopping anche tu. Siamo in macchina e stiamo andando verso l'aeroporto. Quindi sono triste perché sto andando via da questa bellissima, bellissima città, ma spero di tornarci presto. Come ti è sembrata Parigi allora? Molto bella. Molto bella, molto però bella. Guidano come dei pazzi. No, no, non è che vanno veloci, non vanno veloci. Però fanno delle manovre un poco azzardate. Sì. Questo è l'Opera. Bellissimo, bellissimo palazzo. E questa era la nostra vista, tra l'altro, dalla stanza, questa parte dell'Opera. E adesso abbiamo circa una cinquantina di minuti, tre quarti d'ora fino all'aeroporto. Pranzeremo se riusciamo in aeroporto e poi si torna a casa. Tomas voleva dirvi che cosa significa have a nice trip. Abbi una buona, bella trippa. Che cretino. E bon voyage. Buon viaggio. Ah, questo è proprio serio. Bene, bene, dovremmo alzarci e imbarcarci anche noi sul volo. E si torna in Italia. Ciao Francia. Ciao Parigi.